Bene, buonasera a tutte e a tutti. Grazie per essere qua, aver sfidato la zona rossa. Grazie davvero a voi che siete qua. Grazie a chi ci guarda da casa, in streaming. Ci ritroviamo anche quest'anno, in un anno così particolare, per ricordare i missionari martiri, coloro che sono stati uccisi in modo violento nell'anno 2020. E anche quest'anno sono una ventina di missionari che hanno subito questa morte. Ma in quest'anno così particolare credo che sia importante anche ricordare tutti quei missionari che ci hanno lasciato a causa del Covid. Alcuni sono morti perché hanno scelto di restare vicini alle persone con cui avevano condiviso gran parte della vita. Vi chiederei una preghiera particolare per Suor Eliene della Congregazione della Figlia della Provvidenza per i sordomuti. So che qui a San Felice le conoscete, forse le sostenete anche. Suor Eliene è morta questa notte per le conseguenze del Covid. Una giovane suora, 48 anni. Purtroppo non ce l'ha fatta e allora questa mattina, quando ho acceso il cellulare, c'era questa notizia, siamo rimasti tutti un po' sconvolti, perché la conosciamo. Lei era la direttrice della scuola dei bimbi sordi a San Paolo del Brasile, una figura molto importante. Io sono stato in Brasile da lei alcuni anni fa, da loro, e lei mi ha accompagnato anche nei corsi che faceva per i catechisti, una persona veramente preparatissima. Allora vorrei che questa sera ricordiamo i missionari martiri, ma ricordiamo anche tutti quelli che ci hanno lasciato a causa del Covid. Probabilmente sapete che già l'anno scorso, in questi giorni, nella casa madre dei Saveriani a Parma, 19 missionari saveriani sono morti col Covid. I comboniani sono più di 20 già, un po' in Africa, un po' anche in Europa. Quindi davvero vogliamo unire tutti al ricordo di tutti. Questa veglia di preghiera si celebra ormai da tanti anni il 24 marzo, che è il giorno dell'uccisione del vescovo Oscar Romero, ora santo. Si è iniziato a celebrare questa veglia proprio per ricordare lui. Non so se conoscete questa figura, canonizzato pochi anni fa. Se non lo conoscete, vi invito a guardare anche, a cercare su YouTube qualche video che ne racconta la storia. Un uomo che si è fatto convertire dai poveri, come dice lui. La veglia che ci apprestiamo a celebrare è occasione per ringraziare il Signore delle vite donate dei nostri fratelli e sorelle nel mondo. La celebrazione del martirio è l'atto di fede più alto in assoluto. Gesù, sulla croce, è morto per noi. I missionari martiri, come il Maestro, resistono di fronte a situazioni difficili fino alla morte, non come eroi, ma come compagni di strada delle popolazioni che sono chiamati a servire. È nel servizio lo spirito del dono di sé, la testimonianza concreta di quella fede che hanno abbracciato e portato avanti con tenacia. Mondo è buio nel cuore, viene ad illuminarmi. Qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Sceso in terra fra noi, per dimostrarci l'amore.
vien lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore buono e misericordioso sia con tutti voi. Preghiamo insieme la preghiera tratta dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno, ispiraci il senso di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane, un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai.
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa lo stesso». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vi proponiamo un breve momento di riflessione su questo brano del Vangelo che conosciamo tutti come il buon samaritano. E introdurrò qualche punto che poi Giorgia approfondirà. E ci piaceva riflettere, ecco, insieme su queste cose. La prima è una domanda da cui parte questo dottore della legge: e chi è mio prossimo? E diciamo che possiamo immaginarci questo brano con 2 focus, con 2 punti di vista. È come se in qualche modo la domanda che propone il dottore della legge possa avere 2 sensi: chi amo o chi mi ama. E quindi possiamo immaginarci con una telecamera dell'immaginazione 2 protagonisti da seguire. Il primo protagonista è il samaritano, che è la persona che vede, che ha compassione, che si prende cura e che ama. L'altro è l'uomo ferito, che viene visto e curato e accolto. Quindi c'è qualcuno che sta vicino, che è appunto il samaritano, e qualcun altro, quindi l'uomo ferito, che sente qualcuno vicino. E Hermes Ronchi ci aiuta in questa riflessione insieme a Silvano Fausti, perché ci aiutano a identificare alcune parole chiave che appunto poi approfondiremo di più. La prima è uomo. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E non ha aggettivi quest'uomo, non è un giusto, un ingiusto, un ebreo, un samaritano, è semplicemente un uomo. E questo uomo può essere chiunque di noi. Silvano Fausti ci aiuta anche a individuare 2 termini che in greco hanno un significato, se vogliamo, più profondo nella nostra traduzione. Il primo è cavalcatura, cioè quindi nel momento in cui il brano del Vangelo dice il samaritano carica l'uomo sulla sua cavalcatura, in realtà la parola greca ha il senso proprio di ciò che possiede, carica questo uomo sul suo bene, su ciò che lui possiede, su tutto quello che ha. L'altra parola è invece quella che noi traduciamo con locanda, che in greco è l'unione di 2 termini, di cui uno è pan, che vuol dire tutto,
E quindi quello che noi traduciamo come locanda sarebbe luogo che accoglie tutti, posto che accoglie tutti. Continuiamo. Partirei dall'inizio con la domanda che aveva fatto Cecilia, chi è il mio prossimo? Che vuol dire in realtà chi mi ama, chi mi vuole bene in realtà? Questo è il bisogno fondamentale di ogni essere umano, no? E Gesù risponde a questa domanda con questa parabola che ci indica chi ci è vicino e chi ci ama veramente. Guardiamo solo alcuni termini perché sarebbe troppo lungo. E guardiamo questo: un uomo scendeva, e dice il Vangelo, da Gerusalemme fin giù a Gerico. In realtà da Adamo in poi Dio chiede all'uomo: dove sei? Dio cerca l'uomo e l'uomo risponde in Genesi: ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ecco, l'uomo si nasconde perché ha un'idea sbagliata di Dio, del volto di Dio, magari un Dio che punisce, che si vendica, che si arrabbia, che è cattivo, e allora l'unica cosa che può fare l'uomo è quello di scappare, no? Di nascondersi. E quest'uomo, sia Adamo che l'uomo della parabola, rappresenta un po' la condizione umana di tutti noi, una condizione umana che si allontana da Dio, che perde poi la propria identità, che può rimanere anche nudo, ferito, può morire senza Dio. Poi c'è il samaritano, lasciamo stare il sacerdote e il levita, andiamo avanti. Un samaritano era in viaggio. Ecco, questo samaritano sappiamo che è Gesù. Gesù sta facendo veramente un lungo viaggio. E nel suo viaggio Gesù incontra ogni uomo che fa il viaggio contrario. Cioè il viaggio contrario di allontanarsi, di scendere, di nascondersi. E Gesù arriverà proprio a incontrare l'uomo fin laggiù, fin dove si è cacciato, fin negli inferi, e passerà attraverso tutta la maledizione, tutto il peccato del mondo. E Gesù raggiungerà anche l'abbandono di Dio, lo sperimenterà fino anche alla morte. Ma perché? Perché lui vuole incontrare tutti, tutti i nostri inferi, tutti gli abbandonati, tutti i feriti, vuole incontrare tutti i morti. Poi dice, se lo carica, come diceva appunto Cecilia, no? In greco c'è questa parola, cavalcatura, che però appunto vuol dire ciò che possiede, se lo carica sul suo bene, se lo carica su ciò che si è comprato. Che cosa Dio si è comprato a caro prezzo? Dio si è comprato la nostra umanità, la nostra carne, il nostro limite, il nostro peccato. Quindi Gesù carica sulla sua umanità la nostra disumanità. E poi dice, lo conduce in questa locanda, no? Però sempre qua usiamo sempre questi verbi, li prendiamo dal greco, dice nel tutti accoglie. E in realtà non è locanda, ma in questo luogo è questa quasi persona. Gesù è colui che tutti accoglie. E lì, nel tutti accoglie, si prende cura di noi. Nessuno è lasciato fuori dal tutti accoglie. E proprio questo prendersi cura è tradotto con una parola che è come la madre che sta sopra il figlio per dargli vita. Perché Gesù fa così. Dio è così. Dio è una madre che sta sopra per darci vita. E ha raggiunto fino gli inferi, dicevamo, ma anche l'altezza della croce, no? Sarà innalzato. Perché Gesù appunto farà questo viaggio, diciamo prima, contrario rispetto a Gerico, va su verso Gerusalemme proprio per morire in croce, là dove sarà nudo, come l'uomo incappato nei briganti, ferito, percosso, morto. Ecco, ma sarà proprio questa profondità di questo amore che ci darà la vita. E cosa fa dopo? Tirò fuori 2 denari e disse, prenditi cura di lui, quanto spenderai di più, io te lo renderò al mio sopraggiungere. Questo verbo ricorda la fine del mondo. Infatti, alla fine della vita, Dio ci restituirà l'amore che avremo donato come nostra identità eterna. E poi dice, alla fine, va e anche tu fa lo stesso. Cioè, fatti vicino, come si fa vicino a te chi ti ama veramente, cioè Dio.
E questa frase di Gesù a me fa venire in mente il Vangelo di Giovanni, dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quel come può essere fastidioso, ma fa la differenza, no? Perché è il come di Dio. E quindi una domanda così che vi lasciamo, che ci siamo fatte prima noi, se dice vai anche tu fa lo stesso, cioè fate vicino come si fa vicino a te chi ti ama, ma io mi sento amato da Dio, da questo buon samaritano. E allora in questa veglia che abbiamo appena iniziato per i missionari martiri, possiamo dire che ognuno di noi può essere martire, cioè testimone del suo grande amore per noi, ma può essere anche missionario, cioè portare a chi incontriamo, lì dove siamo, il nostro sorriso, il dono di sé, no? Il nostro dono di noi stessi, col nostro anche farci prossimi, farci vicini. E così possiamo portare in questo modo quell'amore di Dio di cui ogni uomo ha bisogno. Le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringono le loro mani e tiriamoli a noi, perché sentono il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro. Insieme possiamo sperare che spesso regna sovrana per nascondere l'ipocrisia e l'egoismo. Ecco, possiamo sedere. E questo è il momento forse centrale della veglia, perché verranno letti i nomi e i luoghi del martirio degli operatori pastorali che hanno perso la vita nell'ultimo anno. Ci raccogliamo in preghiera e cantando ascoltiamo. Tutti uomini e donne che lottate per la pace e per la giustizia. Padre Joseph Hollanders, ucciso in Sudafrica. Augustin Avece, ucciso in Algeria. Michele Nandi, ucciso in Nigeria. Philippe Yaga, ucciso in Burkina Faso. Sor Ariete Aloka,
ucciso in Nigeria. Suor Lydie Oyanem Zugé, uccisa in Gabon. Suor Matilda Mulenga Chosi, uccisa in Zambia. Tutti uomini e donne, Liliane Huelca, uccisa in Nicaragua. Blanca Marlene Gonzalez, uccisa in Nicaragua. Brianne José Conorado Zelodone, uccisa in Nicaragua. Don Adriano da Silva Barros, diocesano, ucciso in Brasile. José Manuel de Jesus Ferreira, ucciso in Venezuela. Don Jorge Valdania, ucciso in Argentina. Don Oscar Juarez, ucciso in Argentina. Don Ricardo Antonio Cortés, ucciso in El Salvador. Tutti uomini e donne che lottate per la pace e per la giustizia. Credate. Don Omer de Lumen, ucciso nelle Filippine. Rufinus Tigau, ucciso in Indonesia. Zhang Sile, Indonesia, in Indonesia. E voi tutti uomini e donne che lottate per la pace e per la giustizia. Don Roberto Marchesini, ucciso in Italia. Fra Leonardo Grasso, ucciso in Italia. E voi tutti uomini e donne, e lottate per la pace e per la giustizia. Pregate per noi. E voi tutti uomini e donne, che donate la vostra vita con amore, pregate per noi. Ecco, come leggete dal libretto, in questo secondo momento è il momento di una testimonianza che sarà video. Quindi non so se volete, se qualcuno vuole spostarsi da questa parte, il video è qua. Avremo la testimonianza di padre Gigi Maccalli. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Padre Gigi Maccalli è un missionario della Società Missioni Africane, la SMA. È stato rapito in Niger da fondamentalisti islamici 2 anni e mezzo fa circa ed è rimasto nelle mani dei rapitori per più di 2 anni. Abbiamo avuto anche la fortuna di fare un incontro con lui online, organizzato appunto a Modena a dicembre, ed è una persona per me pacificata, nonostante 2 anni, provate a immaginare, in 2 anni non ha mai visto le pareti di una casa, ha vissuto all'aperto nel deserto del Sahara, sotto un albero, quel po' che c'era, per 2 anni. E fortunatamente è stato liberato, quindi diciamo che il suo martirio è un martirio della testimonianza. Mi ha colpito moltissimo una cosa che ha detto, che dice: i primi mesi, i primi giorni in cui mi chiedevano quanto tempo sei rimasto in Africa, dicevo per più di 20 anni, meno questi 2. Poi dietro di sé ha cominciato a dire, a ragionare, a dire: in realtà anche in questi 2 io sono stato missionario in Africa.
e in questo video ci racconterà un po' cosa ha vissuto in questi 2 anni di prigionia. Ero a letto, ho sentito una telefonata di padre Das che diceva: ma ci sono dei banditi, sono da padre Gigi, ci sono dei rumori, hanno sparato in aria. Dico, ma non sentivo, dico, parla più forte perché non sento. No, non posso parlare più forte, perché sennò sentono la mia voce. E io gli ho detto, allora spegni il telefono, poi chiamami. L'ha spento, poi 5 minuti più tardi mi ha richiamato dicendo, ah, hanno preso padre Gigi con la moto, sono partiti. Sono Pierluigi Maccalli, di nazionalità italiana. Oggi sono il 24 marzo 2020. I primi momenti sono stati momenti di grande sconforto, mi chiedevo ma cosa sta succedendo, dove sono, cosa vogliono, ero perso, soprattutto quando poi è cominciato questo viaggio in moto per 17 giorni attraversando il Burkina Faso per ritrovarci poi nel Mali. Ma cosa sta capitando, Signore? Dove sei? Ed è stato un continuo scivolare dentro una situazione che mi portava sempre più lontano, fino a quando mi ha portato in mezzo alle dune di sabbia e lì ho gridato a Dio, perché mi hai abbandonato? Ero dentro il grande silenzio, il silenzio del deserto attorno a me, dentro di me. Non mi capacitavo di cosa stesse capitandomi. E poi, piano piano, ti rendi conto che qui l'unica cosa è resistere per esistere. Questo è stato un po' il primo spunto che mi sono dato. Se c'è una possibilità di tornare, devo esistere giorno dopo giorno, esistere, questo ripetersi dell'esistere che fa il resistere. E poi sì, quando sei nel deserto, spogliato da tutto, non avevo nulla, ero in pigiama e ciabatte, si va all'essenziale, perché ciò che è necessario nel deserto è l'acqua. E lì ho scoperto come l'essenziale è lo shalom. Questa armonia tra cielo e terra, questa armonia tra i popoli. Questo è il Vangelo. Questo è quello che devo testimoniare, quello che devo proporre, quello che mi è dato da vivere, la fede nuda, come ero nudo, da tante cose, da tanti supporti che pure mi aiutavano nella fede, la parola di Dio, il breviario, la messa. Adesso celebravo messa ridicendo le parole della consacrazione. Questo è il mio corpo offerto, non ho altro da offrirti, Signore. Il mio cuore è spezzato, ma se può servire te lo offro per il mondo, per i missionari, per il Vangelo. È
stata una preghiera modellata sui salmi, e i salmi sono un grido verso il Signore: fino a quando, Signore, ti dimenticherai di me? Dove sei? E quando uno nel dolore non ha parole, ha lacrime e grida. Ho pregato con le lacrime, ho gridato al Signore, ma mai dubitato di Lui. So che c'è, e la Sua presenza la percepivo in una certa pace interiore, serenità che la preghiera mi dava sempre. L'unico mezzo che mi era un po' dato è stato annodare il tessuto che serviva a noi come riparo dal sole per farmi un rosario, e lo pregavo ogni giorno, mattino, sera, e affidavo a Maria che scioglie i nodi, questo grosso nodo. Quelli che mi sorvegliavano sono zelanti nella loro fede musulmana, pregavano regolarmente 5 volte al giorno, molto meticolosi nelle abluzioni, e poi anche zelanti nel proporre la loro fede. Mi invitavano a convertirmi, mi dicevano: Shebani, che è vecchio, hai la barba bianca, puoi morire presto, hai già 60 anni, vai in paradiso se diventi musulmano. E dicevo: vi ringrazio, ma quando Allah aprirà il mio cuore, quando Dio vorrà, Allah vorrà. Allora lì erano meno insistenti, perché a volte erano proprio delle mattinate pesanti. È stato l'ultimo dialogo che ho avuto con Abu Nazer, questo capo che ha gestito la nostra prigionia. Lui guidava la macchina che ci ha portato all'appuntamento della liberazione, e ho voluto lasciargli un'ultima parola proprio per dirgli quanto il mio cuore fosse sereno, senza rancore. Gli ho detto: Abu Nazer, un'ultima parola da lasciarti prima che ci separiamo, che Dio ci dia di capire un giorno che siamo tutti fratelli. Lui ha reagito alzando le mani dal volante: no, no, fratello per me è chi è musulmano. Io non ho replicato, perché un missionario è un seminatore. Non vedrò il raccolto, altri raccoglieranno, ma seminiamo a largo raggio. Anche se subito dopo, arrivati all'appuntamento e prima di lasciarci andare verso la macchina, Abu Nazer si è avvicinato a me e Nicola, gli ha stretto la mano a Nicola, gli ha chiesto scusa perché l'aveva schiaffeggiato il mattino, e poi mi ha dato la mano, cosa che non faceva solitamente anche a me. Aveva avuto un gesto di stizza nei miei confronti, buttandomi via quella colazione che mi stavo facendo al mattino. Mi ha detto scusa, ho detto sì, si capisce la tensione. Ecco, ma forse già anche questo è un esempio di umanità. Ecco, questa è la missione. Missione è incontrare l'uomo, vivere questa fraternità. C'è un passaggio della parola di Dio che mi tornava in mente in questo grande deserto: cammina umilmente con il tuo Dio. È in Michea. Questo solo ti chiedo: ama teneramente, agisci giustamente, cammina umilmente con il tuo Dio. Questa perla preziosa che io ho scoperto anni fa, l'ho sempre custodita nel cuore, e ho cercato di tradurla anche nel mio essere missionario e nel costruire le comunità cristiane. Io credo che
una chiesa povera, una chiesa che cammina con i poveri, una chiesa che si inserisce nel vissuto della gente. Ecco, questa è la strada del Vangelo. Sì, le strutture aiutano, ma a volte sono pesanti anche da gestire e forse danno anche fastidio, soprattutto in realtà dove creano gelosie, invidie. Il primo vescovo di Niamey invitava gli agenti pastorali ed è rimasto come un'indicazione: vivete la pastorale della nat, della stuoia, sedersi con l'altro senza proporre niente, ma ascoltare, parlare, imparate la lingua e sedetevi con loro e state, rimanete. Sono missionari. La missione non è andare a far qualcosa, forse è un vecchio concetto che ancora perdura nelle nostre comunità, come un andare e poi un tornare. No, io sono a casa mia a Bomuanga. Ero a letto, ho sentito una telefonata di padre.
Gesù racconta che c'era un uomo ferito a terra lungo la strada che era stato assalito. Passarono diverse persone accanto a lui, ma se ne andarono, non si fermarono. Erano persone con funzioni importanti nella società, che non avevano nel cuore l'amore per il bene comune. Non sono state capaci di perdere alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo mondo frettoloso lesiniamo tanto, gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente egli aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri, ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito e senza conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. Insieme. Donaci il tuo spirito, Padre, perché ci aiuti a non passare accanto con indifferenza, troppo presi dai nostri mille impegni. Insegnaci che imparare a prendersi cura gli uni e gli altri significa cominciare a donare il nostro tempo. Sì, Padre, aiutaci a perdere il nostro tempo per gli altri. Guardiamo il modello del buon samaritano. È un testo che ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro paese e del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. È un richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere, che la società si incammini verso il perseguimento del bene comune e, a partire da questa finalità, ricostruisca sempre nuovamente il suo ordine politico e sociale, il suo tessuto di relazioni, il suo progetto umano. Coi suoi gesti, il buon samaritano ha mostrato che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Insieme. Donaci il tuo spirito, Padre, perché spendiamo la nostra vita ad intrecciare gli uni con gli altri, che questa trama di legami di bene orienti sempre la nostra società a costruire un mondo più giusto, in cui chiamarci tutti fratelli e sorelle. Questa parabola è un'icona illuminante, capace di mettere in evidenza l'opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l'unica via di uscita è essere come il buon samaritano. La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno proprio la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l'uomo caduto, perché il bene sia comune, insieme. Donaci il tuo spirito, Padre, perché le nostre comunità divengono scuole di compassione. Fatti impariamo sull'esempio di Gesù a condividere la felicità degli altri, testimoni del mondo del tuo sguardo di misericordia. Il racconto non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità di una morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell'essere umano, tante volte dimenticata. Siamo stati fatti per la pienezza, che si raggiunge solo nell'amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità. Insieme. Donaci il tuo spirito, Padre, perché scopriamo nel nostro cuore la certezza di essere chiamati ad una pienezza d'amore. Questa scelta di fondo orienti la nostra vita a realizzare giorno dopo giorno e attraverso segni concreti il tuo regno di misericordia e di prossimità.
Come fratelli preghiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte e in molti modi parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti. Nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini la ricchezza della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati per questa veglia. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto il tuo beneplacito portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Siamo al termine della veglia. Vorrei ringraziare tutti voi, soprattutto perché abbiamo potuto pregare insieme. E pregare e ringraziare anche chi ha seguito da casa, chi seguirà nei prossimi giorni. E poi credo sia giusto fare un ringraziamento particolare a voi di San Felice, a questa comunità che ci ha accolti, che avete accolto soprattutto la proposta di celebrare qui la veglia, oltre che a Modena e a Palagano. Quindi davvero grazie per questa accoglienza, grazie a chi l'ha resa più bella, quindi chi ha cantato, grazie davvero a voi. E anche chi ha fatto la diretta, così ci ha permesso di pregare insieme ad altri, anche magari da casa. Grazie a Giorgio e Cecilia. Abbiamo un po', questo è lo stile un po' della missione, eh? Due donne hanno commentato la parola di Dio. Allora, quando io sono andato in Brasile mi ha colpito moltissimo questa cosa, e ero con un missionario, Don Maurizio, che un pomeriggio, domenica pomeriggio, è andato in un villaggio lontano a celebrare la messa, dove c'erano 25 persone. Nella chiesa principale, 700 persone presenti, la celebrazione è stata guidata da una donna che ha commentato la parola. Allora, lo stile della missione credo che possa un po' aiutarci anche ad aprirci a tutti. Ma grazie anche a Don Teswin, grazie davvero a Don Filippo e a tutti voi che siete qua con noi questa sera. All'inizio della veglia, insieme al libretto, volevamo fare un gesto alla fine, ma purtroppo questo tempo di Covid ci impedisce un po' tutti quelli che sono i movimenti che normalmente inseriamo nelle veglie. Ma vi è stato consegnato il nome di un missionario martire al quale è legato un filo. Ognuno di noi può avere un nome diverso e anche un'immagine diversa. La missione di Gesù corre nella storia, passando attraverso tanti volti e tante mani. Che questo segno sia un invito a sentirci in prima persona in continuatore di questa missione, perché con il nostro volto e le nostre mani diveniamo tessitori di fraternità. E grazie a tutti davvero. Francesco chiaramente ha dimenticato di ringraziare una persona che è lui, Francesco, insieme a tutta il centro missionario diocesano che ha organizzato questa veglia. Allora grazie anche a te e tutta la comunità. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il tuo Figlio e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo. È la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. E andate sempre. Thank you.
ho dimenticato un ringraziamento, ma perché do sempre per scontato la presenza degli scout. Grazie anche a voi per averci aiutati, logicamente. Grazie.